Che cos'è la beauty routine? La beauty routine non è altro che un modo che utilizziamo in maniera autonoma per riprenderci da delle situazioni di difficoltà tossiche, che possono essere abusi, possono essere relazioni sbagliate, ma può essere anche la difficoltà dal punto di vista professionale o addirittura dal punto di vista della salute. Perché questo? Perché la nostra energia vitale, qualora ci si dimentichi di quelle che sono le nostre priorità di bellezza interna ed esterna, incomincia a perdere di consistenza e quindi tutto diventa molto più complicato. In poco tempo ci si trova a sentirsi molto stanchi, a non comprendere più qual è la nostra vera direzione. Tutto questo perché in realtà si è persa di vista la vera priorità della nostra esistenza, cioè noi stessi. Quindi, in breve, che cos'è una beauty routine? Non è soltanto prendersi cura di quello che è la normalità, cioè l'aspetto estetico, la pulizia, la dinamica della nostra bellezza estetica, ma è anche un comportamento e quindi un'etica nei confronti di noi stessi che ci porta in breve tempo a riprendere in mano la propria dignità e la propria autostima. Quindi che cosa bisogna fare? Come dicevo, prima cosa, soprattutto, prendersi cura del lato estetico, quindi lavarsi, pettinarsi, farsi la barba qualora si sia uomini e quindi avere a che fare col proprio lato estetico, proprio curarsi di noi stessi, farsi maschere per il viso se c'è bisogno, incremarsi dopo una doccia o dopo un bagno, farsi un bagno caldo tutte le volte che ci viene tristezza addosso, perché questo non è sbagliato, è una coccola che dobbiamo dedicare a noi e noi siamo i primi a doverci fare coccole. Seconda cosa, ovviamente, al di là del lato estetico, del prendersi cura della pulizia e tutto il resto, bisogna pensare a ciò che è giusto e che è sbagliato in quello che noi ingurgitiamo. Quindi, prima di tutto, evitare alcolici, quindi inutile buttarsi a bere perché qualcuno ci ha lasciato o perché abbiamo perso un posto di lavoro. Al contrario, dobbiamo cercare di fare di tutto perché non ci si possa intossicare. Quindi, no bere, no fumare di più, non mangiare troppo, non mangiare cibi spazzatura, ma togliere di mezzo tutte le parti tossiche di quello che è il nostro vivere. Quindi cibi sani, dormire bene almeno 7 ore, aiutarsi qualora non ci si riesca con degli aiuti naturali e soprattutto cercare di allenarsi anche camminando tutti i giorni un pochino. Seconda cosa questa. Terza cosa, eliminare tutte le persone tossiche, i libri tossici, i film tossici, le canzoni tossiche e soprattutto le telefonate inutili e tossiche di persone che non ci vogliono bene ma che ci stanno sfruttando perché gli stiamo dando attenzioni. Quindi facciamo una bella lista di quelle che sono le persone che ci danno attenzione a noi e non quelle che ce le chiedono e basta e cerchiamo di portare avanti solo quel tipo di amicizie, almeno in questo momento di difficoltà. Ok? Dopodiché dobbiamo fare attenzione al benessere della nostra mente, per cui cercare di meditare. Se non vi piace meditare, ascoltate musica classica, musica che non contenga parole tossiche. Leggetevi dei libri positivi e fate in modo che ci sia nella vostra vita un po' di mindfulness, cioè di consapevolezza del valore che voi avete. È importante fare una lista delle cose a cui siete grati e non dimenticare che la cosa di cui dovete essere assolutamente più grati è la vostra stessa vita, che non dipende dagli altri, ma dipende semplicemente soltanto da voi. Nel momento in cui siete, sicuramente le parole che vi sto dicendo vi faranno anche male, ma voi non siete vittime di un sistema, siete purtroppo finiti nelle mani sbagliate di una situazione tossica, ma siete anche forti abbastanza, perché la vita vi ha fatto forti abbastanza, per uscire da dove siete. Se non ce la fate da soli, non è un problema. Ci sono persone che vi aiuteranno nella crescita personale, come nel mio caso, io sono un coach motivazionale e sono un mentor e aiuto le persone proprio a uscire da queste dinamiche, sia nella carriera che nelle relazioni che nei momenti di difficoltà emotiva. Altrimenti ci sono psicologi, psichiatri, counselor e tutte quelle persone che si occupano della meditazione e dell'ampliamento delle vostre potenzialità. Quindi, se avete bisogno, non potete fare altro che scrivere una mail a serena@serenafumaria.com, cliccare su iscriviti e se volete abbonarvi al mio canale e cercarmi per le prossime sessioni con me. Un abbraccio a tutti, ciao!